Ciao a tutti ragazzi, benvenuti di nuovo sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Daniele e faccio l'apicoltore. In questo video voglio parlarvi un po' del nervo del superorganismo, se vogliamo anche individuare un elemento che prende le decisioni dell'alveare, e questo sarà sicuramente l'ape operaia. Allora ragazzi, prima di cominciare, come al solito vi chiedo di mettere un bel like al video, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e soprattutto di condividere il video con i vostri amici. Questo instancabile insetto permette di svolgere tutte le funzioni vitali dell'alveare e permette anche di prendere decisioni necessarie che vanno prese in base all'andamento stagionale. L'ape operaia presa nel suo insieme è quell'individuo che può davvero decidere quando iniziare la stagione, quando iniziare l'invernamento. Prima di parlare dell'ape operaia, però, bisogna capire anche in che modo nasce un'ape operaia. Sappiamo che tutte le api nascono da un uovo deposto dall'ape regina e che questo uovo può essere fecondato o no a seconda della celletta in cui viene deposto. Infatti, ci sono diverse cellette sui favi. Ci sono delle cellette più grandi, destinate alla nascita dei maschi, e delle cellette più piccole, da cui verranno deposte uova fecondate e quindi nasceranno api femmine. Infatti, quando la regina infilerà l'addome dentro una celletta più piccola, questo verrà stretto in particolare dalla forma della celletta, che è un pochino calzante per la regina, e stringendolo la sacca spermatica emetterà un pochino di sperma per fecondare l'uovo. Dall'uovo fecondato noi sappiamo che nascerà sicuramente un esemplare femmina. Quindi o un'ape operaia oppure un'ape regina, a seconda della nutrizione che gli verrà somministrata. Allora ragazzi, quindi l'ape operaia, noi sappiamo che per i primi 3 giorni che l'uovo è stato deposto, l'uovo sarà nel primo giorno in posizione verticale, il secondo giorno sarà in posizione di 45 gradi, mentre il terzo giorno quest'uovo sarà coricato sul fondo della celletta. Per l'apicoltore questo è molto importante perché riesce a determinare se la regina è presente nell'alveare anche senza individuarla. Quindi, se noi vediamo un uovo dritto nella celletta, sappiamo che la regina sicuramente sarà presente nella giornata odierna. Dal quarto giorno l'uovo si schiude e nasce una larva che rimarrà sotto forma di larva fino all'ottavo giorno. Giorno in cui la celletta verrà coperta, verrà messo un opercolo, si chiama, per far sì che si avviano tutte le metamorfosi che portano alla formazione dell'esemplare adulto. Quando la celletta è coperta, noi sappiamo che è necessaria una temperatura che sia costante e che varia dai 34 ai 37 gradi per permettere il corretto sviluppo dell'esemplare. Immaginiamo quindi che anche nella stagione autunnale, tipo nei nostri giorni, adesso siamo alla metà di ottobre, abbiamo delle temperature minime che fuori scendono anche fino a 4 gradi, 5 gradi. Quindi le api operaie hanno un compito veramente arduo da svolgere, che è quello di riscaldare la covata opercolata, mantenendo all'interno del nido una temperatura, come ho detto prima, che si aggirerà da 34 ai 37 gradi. Un bel lavoro tosto, direi. Quando nasce l'ape operaia, svolge diverse mansioni che sono dettate dall'età e dallo sviluppo dell'esemplare. Infatti, nei primi 2 giorni di vita, quest'ape sarà addetta alla pulizia delle cellette. Quando l'ape nasce, noi la vediamo molto pelosa e molto goffa. Come esce dal suo opercolo, questa si mette subito a lavorare, istintivamente comincia a svolgere i suoi lavori e le sue mansioni. Quindi comincerà a pulire prima di tutto la sua celletta. Noi sappiamo che le api giovani passeranno la prima settimana di vita sul telaio, sul favo da cui sono nate, svolgendo le operazioni basilari. Dal terzo giorno fino al quinto giorno, lo sviluppo delle ghiandole che producono la pappa reale inizia ad essere attivo. Quindi, in questi 2 giorni, queste api lasceranno le mansioni di pulizia per dedicarsi alle mansioni di nutrizione delle larve adulte. Dal sesto giorno fino al tredicesimo giorno, l'ape ha sviluppato appieno le sue ghiandole per la produzione della pappa reale
e quindi si dedicherà alla nutrizione della regina per potergli fornire la migliore pappa reale possibile e alla nutrizione delle larve giovani. Inoltre, siccome sta sviluppando altri organi, svolgerà le funzioni anche di immagazzinatrice, quindi immagazzinerà il nettare e il polline che le bottinatrici porteranno all'interno dell'alveare, e sarà addetta anche alla costruzione dei favi, perché avrà le ghiandole per la produzione della cera vergine perfettamente sviluppate. Dal 14° giorno al 19° giorno e comincerà ad utilizzare anche le sue ali. Infatti svolgerà una funzione molto importante per l'alveare, che è quella della ventilazione, utilissima specialmente d'estate quando le temperature sono alte. Tutte le api messe insieme cominceranno a ventilare per portare dentro un ricambio d'aria per mantenere la temperatura sempre costante a quei valori che vi dicevo prima. Dal 20° al 21° giorno l'ape operaia comincia a uscire dall'alveare, quindi si posizionerà all'ingresso dell'arnia e svolgerà la funzione di ape guardiana. Comincerà a vedere l'ambiente esterno con un organo particolare che si chiamano ocelli, che sono tre occhi posti sulla testa dell'ape. Comincerà anche ad orientarsi vedendo l'evoluzione del sole, quindi comincerà a stare un paio di giorni fuori dall'alveare e comincerà ad orientarsi, e in più svolgerà la funzione di ape guardiana. Dal 22° giorno l'ape è pronta per uscire e da questo momento svolgerà l'unica funzione che è quella di ape bottinatrice. Comincerà a fare i suoi primi voli di orientamento, dopodiché comincerà ad andare alla ricerca di fonti di nutrizione, quindi nettare e polline, alla ricerca di acqua, alla ricerca di propoli e alla ricerca anche di melata, perché per chi non sapesse cosa sia, la melata è una secrezione zuccherina lasciata sulle foglie da alcuni insetti che sono afidi e che viene molto utile nei periodi dove le fioriture sono scarse. Questi insetti infatti lasciano questa secrezione sulle foglioline e le api la vanno a raccogliere, fornendo un ottimo miele che viene chiamato di melata. Ci sono due tipi di api operaie. Ci sono le api estive, che vivono generalmente 40 o 45 giorni, quindi dalla deposizione dell'uovo alla loro morte vive in tutto 2 mesi, e poi ci sono le api invernali, che cominciano a nascere da agosto, ma il grosso delle api invernali nasceranno poi a settembre. Queste api hanno la differenza che hanno un ormone giovanile al loro interno e ciò gli permette di poter vivere per tutta la durata dell'inverno, quindi parliamo che l'ape invernale possa vivere da settembre fino a marzo, quindi 10 volte in più di un'ape estiva. Si pensa che oltre a questo ormone la causa della morte precoce delle api estive sia l'eccessivo lavoro che devono svolgere. Infatti non è raro per gli apicoltori notare sul favo alcune api che hanno le ali completamente rovinate, cosa che succede per gli eccessivi voli che questi poveri insetti fanno giornalmente. Ma parliamo anche un po' della morfologia dell'ape. Come è fatta un'ape? Allora, tutti hanno presente com'è un'ape. Stiamo attenti prima di tutto a non confonderla con la vespa, che sono due cose totalmente diverse. Infatti l'ape, come prima caratteristica, ha che se punge, se per caso venite attaccati da un'ape, quest'ape sa che sacrificherà la propria vita. Invece la vespa no, invece la vespa vi può pungere senza morire. Questo accade perché il pungiglione rimane incastrato nella pelle della persona che viene punta, e questo provoca uno svisceramento dell'insetto che lo porterà sicuramente alla morte. Allora, l'ape ha due grossi occhi posti ai lati della testa che le permettono di vedere varie lunghezze d'onda. Non vedono tutti i colori come noi esseri umani, ma vedono solamente una serie di colori che le interessano per l'individuazione delle fonti di nettare e di polline. Oltre agli occhi, abbiamo parlato anche prima, ci sono gli ocelli, che sono questi tre occhi semplici che hanno al centro della testa, che è un organo molto sensibile che le permette di orientarsi nell'ambiente esterno. Quindi possiamo pensare a una sorta di localizzatore GPS, se vogliamo proprio semplificarla al massimo. Questo le permette di poter compiere voli anche superiori ai 3 km e di avere la certezza di ritornare al punto di partenza senza problemi. Le antenne delle nostre api hanno una funzione molto particolare, infatti sono dedicate all'olfatto e al tatto.
con le antenne loro comunicano, riescono a comunicare tranquillamente anche all'interno dell'arnia, quindi al buio, e possono così organizzarsi con lo scambio olfattivo e con lo scambio tattile. L'apparato respiratorio delle nostre api è posto sui fianchi delle nostre api, ci sono delle posizioni in cui l'ape riesce a respirare muovendo il corpo come una fisarmonica. Questo movimento è anche il movimento che permette la circolazione. Un'altra cosa importante delle api è che hanno una sacca mellifera, infatti loro quando vanno a succhiare il nettare dai fiori, una parte viene immagazzinata in una sacca mellifera, l'altra parte viene consumato per il sostentamento dell'insetto. Diamo qualche numero adesso per le nostre api. Allora, quanti voli sono necessari per produrre un chilo di miele? Quanta acqua è necessaria per una colonia? Quanto nettare è necessario per sostenere una colonia? Quanto polline serve? Allora, intanto, tanto per dirne una, per produrre un chilo di miele un'ape deve visitare più di 1 milione di fiori. Quindi è una quantità incredibile di voli che dovrà fare. Per fare un chilo di miele l'ape deve percorrere una distanza molto superiore alla circonferenza del nostro pianeta. Per il solo sostentamento dell'alveare siamo nell'ordine delle centinaia di chili, se pensiamo al nettare e al polline necessario per poter far vivere le nostre api. Quindi noi apicoltori, se raccogliamo come in un'annata, diciamo così, media 20 o 30 kg di miele da un alveare, a confronto di quello che hanno raccolto loro per sostenersi, è una percentuale veramente bassissima. Ma cosa possiamo fare noi per aiutare questi bellissimi insetti? Noi nel nostro piccolo cosa possiamo fare? Si sente parlare ovunque che l'ape è in via di estinzione, le api sono in crisi, le api stanno sempre diminuendo. Questo è vero, ma è vero soprattutto anche per gli apoidei, che sono una specie che non è accudita e coccolata da noi apicoltori. La nostra ape, l'ape mellifera, ha bisogno di fonti nettarifere e pollinifere per poter vivere bene, e ultimamente, causa anche i cambiamenti climatici, queste fonti nettarifere vengono sempre meno e scarseggiano sempre di più. Infatti le fioriture spesso sono compromesse da gelate tardive o da maltempo e alternate a periodi di siccità che non permettono al fiore di secernere e nettare a sufficienza. Quindi cosa possiamo fare noi comuni cittadini per dare una mano a questo preziosissimo insetto? Ci sono cose semplicissime che tutti possiamo fare. Quindi, per chi avesse un giardino o un pezzettino di orto o un piccolo terreno, sarebbe sufficiente seminare delle fiorescenze che siano di interesse apistico, quindi che abbiano una fonte nettarifera e pollinifera. Per chi ha il prato, sarebbe sufficiente non segarlo ogni 3 giorni per avere il pratino all'inglese, ma sarebbe più sensato, dal nostro punto di vista, lasciare crescere l'erba anche alta 10 cm in modo che possano fiorire i trifogli, che sono un'ottima fonte nettarifera per le nostre api. E per chi avesse dei terreni, questo sarebbe fantastico se dedicasse parte dei loro terreni, magari le bordature, per seminare un mix nettarifero e pollinifero e per ridurre drasticamente l'uso di diserbanti e pesticidi. Questo sarebbe veramente ottimo per noi apicoltori, ma soprattutto per le nostre api. Quindi ragazzi, io vi prego dal profondo del mio cuore di pensare a questi ultimi consigli, di dare una mano concreta alle nostre api, anche solamente mettendo qualche vaso fuori nel nostro balcone dove loro possono appoggiarsi e trovare un punto di ristoro, e così in modo da aiutarle a vivere meglio. Perché se tutti mettessimo fuori un vasetto fuori dal nostro balcone, avremmo praticamente risolto il problema del pascolo dei nostri piccoli insetti. E infatti ultimamente questo è il grosso problema. Ragazzi, per questo video è tutto, io vi ringrazio come al solito e spero che il video vi sia piaciuto. Se così fosse, mettete un bel like per fare in modo a YouTube che possa farlo divulgare anche a chi ancora non conosce questi preziosissimi insetti. E noi, come al solito, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!